Ora, dopo aver fatto un po' di arco canoa, proviamo a vedere se ci riesce a prendere una trota a galla in questo punto del lago. Domenico sta in questo momento assicurando l'asta della freccia al mulinello. In questo caso la freccia è stata creata per essere appunto assicurata dalla parte della punta, e vediamo che Domenico sta appunto assicurandola al filo. È un filo di una trentina di metri, che al momento che la freccia viene scagliata segue la freccia, e permettendo appunto il recupero del pesce catturato, se ci riusciamo ovviamente. Un accessorio magari a cui nessuno pensa, ma che è importante nella pesca con l'arco, è un occhiale antiriflesso, in modo da poter vedere più chiaramente il pesce a galla. In questo caso Domenico, da buon previdente, se l'è portato dietro, e ora proverà a vedere se può avvistare qualche trota. Ecco, un buon punto, in particolare nel periodo estivo, per poter sperare di avvistare qualche pesce, è questo tratto del lago, dove la vegetazione arbustiva esce direttamente dall'acqua. Qui stazionano carpe, cavella ungheresi, trote, black bass, c'è un po' di tutti gli animali, una buona varietà di pesci, ed è facile avvistarli e potergli tirare. Ecco, lentamente stanno esplorando questo tratto del lago nella speranza appunto di un avvistamento. Ancora non è ovviamente la stagione adatta per questo, però con un po' di fortuna può darsi che qualche trota possa salire in superficie e essere avvistata. È stato fatto un avvistamento, una bella vollata, e questo è anche bello, infatti non è passato inosservato. Vediamo se questo ci può garantire il tiro. La canoa si avvicina lentamente, cercando di non impaurire il pesce. Si stanno avvicinando lentamente. Il pesce dovrebbe essere in zona, dalla vollata dovrebbe essere anche un pesce bello. Domenico lascia partire la pesante freccia. Allora, vediamo, sembra una bella trota da come tira. Vediamo un attimino, insomma una bella trota, colpita all'altezza della testa, questo è stato un bel tiro, subollata proprio. Complimenti ai nostri amici.